dispositivo del Policlinico di Foggia è stato messo in campo subito, forse perché in provincia di Foggia abbiamo subito per primo gli effetti del contagio. E il dispositivo è un dispositivo robusto, una prima linea presso il Policlinico di Foggia, hub Covid per la provincia, di ben 131 posti, 100 tra malattie infettive e pneumologia in due padiglioni, il padiglione del D'Avanzo, gloriosa pneumologia sanatorio, e il padiglione delle malattie infettive. Qui siamo in un cantiere di un piano che è stato reingegnerizzato a tempi record per poter giungere pronti alla risposta al Covid che immaginiamo possa avere il picco la settimana prossima. La febbrile attività non ha riguardato solo le tecnologie e la riorganizzazione dei reparti, ma ha riguardato la fornitura di presidi, l'assunzione di personale, però siamo contenti del lavoro fatto e soddisfatti e pronti per questo conflitto, per questo scontro che sarà molto acuto nelle prossime settimane. Il centro, l'epicentro della nostra prima linea è presso il pronto soccorso, presso le malattie infettive, presso la pneumologia, presso la rianimazione. Ma si coniuga questa attività del lab con altre attività provinciali, come presso l'ospedale di Cerignola o come presso l'IRCS di San Giovanni Rotondo. Siamo nel reparto delle malattie infettive. Abbiamo attualmente a disposizione per i pazienti con questa nuova malattia che si chiama Covid-19 più di 20 posti letto. Naturalmente non sono sufficienti per tutte le richieste, quindi stiamo facendo dei lavori in tutta la palazzina delle malattie infettive per portare questo numero almeno a 60 posti letto. Storicamente l'ospedale D'Avanzo è sempre stato un ospedale di isolamento per i pazienti tubercolari. In più, nell'ospedale D'Avanzo abbiamo zone di isolamento con pressione negativa che può essere molto utile nella gestione di questi pazienti. In totale potremo offrire 34 posti letto per i pazienti Covid. Un reparto è stato già attivato ieri con 12 posti letto e in questa settimana e massimo entro i primi giorni della prossima avremo gli ulteriori reparti attrezzati, tutti riconvertiti Covid. Agli ospedali riuniti di Foggia abbiamo destinato una delle due rianimazioni ai pazienti Covid, mentre l'altra rimane riservata ai pazienti non Covid. Abbiamo inoltre attivato una seconda rianimazione da 7 posti letto per i pazienti Covid, trasformando la sala operatoria della chirurgia toracica che a sua volta è stata trasferita in altra sala. Inoltre stiamo attivando dei reparti intermedi dove poter far stazionare i pazienti sospetti in attesa di avere la certezza della loro eventuale positività.